passo la parola alla persona che ci fa luce a questa situazione. Io posso dirvi soltanto una cosa, poi diciamo un dibattito con il presidente della regione Campania, Giulio Provitale, dovrebbe essere anche il presidente del Consiglio regionale, infatti lo sembra meglio, altri ospiti. Io mi chiedo soltanto di dire che un paio di anni fa è proprio dei problemi ambientali dei Vipigni e anche dei problemi che riguardano lo sviluppo turistico possibile di questa terra, e lui intendeva con lo sviluppo turistico, visto che non c'è il mare, l'utilizzazione intelligente delle nostre risorse ambientali. E ho conosciuto Francesco Celli, che ho dedicato una bella trasmissione di Roma all'epoca, 2 anni fa, e devo dirvi oggettivamente, io che sono poco abituato, per chi mi conosce, a fare complimenti, un positivo, di pure la piacerina, devo dire che ho incontrato da tempo un giovane molto molto bravo, che è l'espressione genuina della nostra Vipigna. Ve lo dico perché purtroppo, specialmente per responsabilità, direi quasi per colpa di noi giornalisti, abbiamo questa tendenza, questa vocazione a parlare più delle cose brutte di questa provincia, come ci sono in ogni angolo d'Italia, e a sottovalutare invece le cose buone, le risorse intellettuali, le risorse anche imprenditoriali che abbiamo buone. Ecco, io credo che Francesco Celli sia l'espressione di questa bella Vipigna, e credo che attraverso il documentario che dura 20 minuti che vedremo, vi renderete conto di che cosa questa associazione è stata capace di fare in 5 anni. Allora.